Non sarà facile, ed è ben chiaro a tutti, ma è una strada da percorrere per salvaguardare posti di lavoro e produzione di qualità nel bellunese. Nella sede di Veneto Lavoro a Mestre è stato firmato verbale d'accordo per il futuro dello stabilimento Safilo di Longarone, che prevede nel piano di riassorbimento la ricollocazione di circa 450 lavoratori presso le aziende Telios e Innovatec, scorporando dunque due rami d'azienda nelle società del comparto ottico. Dopo il referendum di qualche giorno fa, con i lavoratori che avevano confermato l'adesione al passaggio a Telios e Innovatec, il momento delle firme è giunto con la riunione del tavolo relativo allo stabilimento bellunese, convocato e gestito dall'assessore al lavoro Elena Donazzan con il supporto dell'unità di crisi aziendali. La Safilo dovrà ora procedere con tutte le parti coinvolte alla gestione delle varie fasi di realizzazione dell'accordo, coinvolgendo quindi le organizzazioni sindacali di categoria regionali e provinciali, le RSU e i rappresentanti di Safilo assistiti da Confindustria Belluno Dolomiti. Abbiamo accompagnato verso i due obiettivi che noi come regione ci poniamo sempre: la continuità produttiva e la salvaguardia occupazionale. Continuità produttiva vuol dire non disperdere le competenze, gli investimenti in un settore strategico quale quello dell'occhialeria per l'Italia, per il Veneto e per Longarone. Gli obiettivi sono stati colti, abbiamo due nuove aziende che si insedieranno in quegli stabilimenti, viene salvaguardata tutta l'occupazione e comunque, grazie anche all'animazione del territorio, quello territorio che è in grado di rispondere e di accogliere. Un cammino, come si diceva, non semplice. Fonti sindacali vedono problematica e ricca di criticità l'azione delle due aziende di impostare il piano industriale, ma vale la pena di lavorare in futuro con grande senso di responsabilità per ricucire i possibili strappi che si presentino lungo il cammino. La costruzione dell'accordo quadro ha puntato a inserire le tutele necessarie per traghettare intanto i primi 2 anni di transizione, con un monitoraggio garantito dalla Regione Veneto, con una continua vigilanza sul rispetto degli accordi presi a opera dei sindacati. Telios, dal canto suo, aveva in una nota spiegato di aver messo in campo tutte le proprie forze per dare avvio a un piano ambizioso ma sostenibile, basato su una logica industriale di lungo periodo, confrontato dal voto espresso in assemblea dei lavoratori di Safilo Group di Longarone per sviluppare ulteriormente le proprie lavorazioni Made in Italy.